Strutture portanti, mura, rovine, reperti ceramici sono frammenti e tracce di vita medievale quelli che stanno emergendo dallo scavo archeologico intorno all'area di San Pietro in Bossolo che dà il nome all'omonima Pieve. Aperto da pochi giorni, sta già regalando emozioni a chi ci lavora con passione grazie al via libera e al finanziamento del comune di Barberino Tavarnelle. Ed è un valorizzare Barberino Tavarnelle nella sua storia più antica. Un territorio tra Chianti e Valdelsa, un territorio importante da sempre nei vari momenti e nei passaggi cruciali della storia. Oggi si iniziano a ritrovare questi documenti molto importanti, questi documenti materiali su cui costruire gli archeologi, poi costruiranno la piccola ma anche la grande storia. Conoscere la vita e le abitudini di un'epoca tanto remota quanto affascinante per la storia e la cultura del territorio, ma anche esaminare le relazioni che intercorrono tra la Pieve e i possibili precedenti abitati romani e tardo antichi. Questo l'obiettivo dello scavo. Qui le fonti scritte, le fonti medievali, parlano presso la Pieve di due castelli addirittura, quindi uno attorno all'XI-XII secolo e uno più tardo. Pare incredibile perché effettivamente non ne è rimasta traccia, e però sicuramente è un sito indiziato, si dice, da rinvenimenti archeologici. Da quanto emerso, in pochi giorni si può dire che sotto la millenaria Pieve, culla della prima comunità cristiana sorta nel territorio, affiora la presenza di un insediamento probabilmente medievale. I reperti parlano chiaro agli occhi esperti degli archeologi. Le diverse caratteristiche del sottosuolo, strati di terra giallastri, altri più scuri e compatti, tracce di strutture murarie, alcune crollate, altre ricostruite e ancora frammenti di oggetti legati alla vita quotidiana. È davvero interessante poter indagare un sito come questo accanto a una pieve attestata al X secolo e dove le fonti scritte parlano di insediamenti fortificati o abitati fortificati dell'XI e XIII secolo. Invece, appunto, scavando ora stanno venendo in luce strutture murarie, crolli anche di altre strutture che ci fanno appunto presumere che ci sia proprio un abitato in contesti medievali.